Adesso andremo a fare una cosa molto importante, Emanuele. Ci sei, Emanuele? Andremo a prendere questo coso corrotto che ha 50.000 di vita, raga, 50.000. E che cosa ci può dare? Elemento. E l'elemento serve per l'armatura corrotta. È pieno. No, infatti mi faccio seguire adesso. Bestia. Non bestia, sto pensando degli animali. Lo lascio stare. In sespa. L'aiuta bestia e mi faccio seguire. Bestia. Vieni qua. Non mi fa seguire. Ok. Vai, vieni qua. Io mi sto facendo seguire da bestia 2 in realtà. Probabilmente. Sembro bestia. Bestia, aiutami. Uccidiamola. A questa qua. Con il collo lungo. Bestia, però sei inutile, non viene in tempo. Allora. Sto venendo mandata. Dove stanno attaccando? Qui, qui, qui. Allora, loro stanno spawnando a sto coso, ma tanta 50.000 di vita, quindi è impossibile che si romperà. Ok, come ho visto di già c'è casino, ma siamo ancora all'ondata 1, raga. Siamo ancora all'ondata 1. No, ma io non ho avuto per 5 di perla e braccia di tirannosauro che ci serve molto molto molto. Poi altre cose che ho avuto, no, niente. Vabbè, io butto tutto di qua, così. È salito di livello e aumento il vigore perché il mio animale ha poco 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 vigore. Ah, ecco gli animali stili, mi sa che li vedo. Ecco, ne vedo uno stegosauro. Due stegosauri, madama. Uno ucciso. E l'altro lo sto uccidendo. Bestia, però tu sei inutile, bestia 2. Ah, brava bestia, brava, brava bestia. Oh, ma si incastrano dappertutto questi animali, oh. Abbiamo domesticato un gigantosauro strano e un gigantosauro normale. E mamma, vedi, non l'hai trovato, è iniziata un'ondata. Se non l'hai capito. Draghi! A tutta unità, no, no, bestia, bestia incastrata, bestia. Bestia, non sono una bestia così, tu non sai niente. È incastrato in mezzo ai cosi corrotti, non posso farci niente, ma è incastrato ormai. Vabbè, ormai. La prenderemo alla fine della. Ce lo posso fare! È pieno, è pieno, è pieno, è pieno, è pieno. Jamal! Aiutami, bestia! Vai bestia, vai bestia! Vai bestia, continua così! Vai bestia! Vai, vai, c'è uno spinosauro, bestia, uccidilo, bestia, avanti, bestia, vai, vai, bestia, Maru, bestia, vieni qua, uccidiamoli, che c'è? Vai, bestia, bestia, tocca a te, vai, bestia. Va bestia! Ce ne sono due! Uccidiamoli! Uccidiamoli tutti, uccidiamoli, prendiamoli, uccidiamoli. Ce l'hanno fatta. Oh, ma stanno attaccando, uccidiamoli. Vai bestia, vai bestia. Una.
Manu si stava comendo niente ad un certo punto. Vai bestia, uccidilo! Bravo bestia! Bravo bestia! Ma lo sto uccidendo bestia però. Secondo me non lo sto uccidendo. Allora. Se sta fermo è una cosa inutile. Allora, io faccio così, a bestia 2 non ne ho più. Infatti, secondo me l'ha ammazzato qualcuno quando c'è stata tutta quella guerra di Draghi. Allora, bestia 2, ti metto fermo, ti metto che tipo non ti muovi più, così sei libera, però devi attaccare bestia, perché sennò... Questa qui inizierà peggio. E ma pronto. Uccidiamolo! Uccidiamolo! Solo questo c'era di drago. Bravo, Giganotosauro. Oh no, Spinosauro qua. Ci servirà l'elemento. Ma guarda da questo lato! Dove sono tutti? Ha bisogno di rapporto, tutti mi dà rapporto. Ok, fatto. Ok. Oddio, ma tieni tipo pronto per la battaglia. Drago, drago, drago! Ok, l'ho bloccato. L'ho bloccato io. Questo drago morso. Ok. Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Meglio. Aia! No, c'è quello che fa danno a te, stai attento. L'ho ucciso. No, ma stanno attaccando dappertutto. Stanno attaccando. Muori. Muori. Uccidiamoli. Avanti. Ce la possiamo fare, ragazzi. Resistiamo. Non abbandoniamo la partita. Poi chi è l'ultimo? È questo preterodonte che stava per attaccare da molto tempo. A posto. Ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Prendiamo i cosi corrotti. Allora, prima di tutto, prima di prenderli. Prima di prenderli, vedo che cosa mi ho avuto. Allora, io ho avuto 30 di cuori, 5 vela, 2 braccia di tirannosauro, 12 perle nere. Vai, polvere d'elemento. Ragazzi, saremo ricchi di elementi in questa mappa. Ricchi, ricchi. E se prendiamo, come ha detto Manuel, se prendiamo quel coso qui in mezzo, ci farà distruggerà tutte queste cose qui invece che potremmo distruggere. E quindi sarà più o meno inutile se facciamo quello là. Non distruggiamo le stesse cose, ma perché sennò... Ci servirà un bot l'elemento in questa mappa, un bot. E potremmo, raga, potremmo in effetti adesso craftare robot che utilizzeremo alla fine della mappa. Adesso voi state per dire, ma di già avete fatto metà mappa. Raga, per finire tutta la mappa c'è bisogno di fare altre 10 miliardi di cose, giusto Manuel? Quindi finiremo la mappa tra un bel po'. Adesso quello al centro. Oddio mio. No. No, vabbè. Ma io ne ho, vabbè, di meno perché ho poco danno. 209 di elemento di polvere, 4500 di polvere. Mentre di frammento d'elemento ne ho 494. Oddio mio.
ma mi posso muovere super lento, non so cosa fa, cosa togliera. Appena vi farò andare a casa, appena andrò a casa, voi sicuro dite come avete fatto a farlo? A poco ce l'ho fatto, eppure perché io ed Emanuel abbiamo lavorato molto a questa mappa, pure Emanuel da solo, anche se non doveva fare alcune cose. Ma comunque, ma non ti sentono, me lo sono scordato su una cosa. Perché tu non hai le cuffie. Raga, mi sono appena accorto adesso che voi non potete sentire Emanuel. Mannaggia. Bene. Fail. Vabbè, più o meno non è che Emanuel ha detto cose importanti, però comunque andiamo a casa e poi nei prossimi video ascolterete Emanuel, perché mi sono dimenticato di mettere. Vabbè, è un tipo. Mi dovrei mettere le cuffie per farvi sentire, Manuel. Mi dovrei mettere i cavi delle cuffie. Visto che ce l'ho Bluetooth, queste cuffie invece. Siete pronti a vedere quello che hanno fatto senza alcuni video? Via. Sì. Hanno fatto un bel po' di cose. Oddio, c'è pericolo, c'è pericolo, pericolo. C'è quell'animale. Ok, incavolato ero. E non voglio animali incavolati nella zona, perché se no possono essere spugnati loro, non noi. Allora, andiamo a casa. C'è bro. Andiamo a casa. E abbiamo craftato questa cassaforte, che è stata la prima volta che l'abbiamo craftata, perché in altre mappe mai l'abbiamo craftata. Allora, poso, polvere. E a che cosa serve questa cassaforte? Questa cassaforte serve solo a una cosa, per avere un botto di spazio per tutto, perché ha 350 di spazio, e può essere neanche. E ci arriveremo, secondo me, a 350 in questa mappa, oppure di più. Bene, adesso sentirete Emanuel, quindi un attimo non mi sentirete a me, e neanche Emanuel, penso. Sentirete tra poco Emanuel, scusate per il casino che ci potrebbe essere. Aspettate un attimo. Ok, Emanuel, mi senti? Adesso dovreste sentire ad Emanuel. Adesso. No, vi faccio vedere tutto quello che abbiamo fatto più o meno senza di voi. Vabbè, qua c'eravamo, raga, al primo piano, al piano terra c'eravamo. Piano secondo, qui non c'eravamo. E qui anzi c'eravamo, ma era tutta bucata la casa l'ultima volta. Comunque, faccio i cachi, una iena. E Simone 200, che è un animale OG di questa mappa, perché era dall'inizio della mappa. E poi questo è proprio nuovo, piano privato dei bro. Qui praticamente ci sono Cuginetta Bro, Cuginetta Bro, Cuginetta Bro. I bro invece sarebbero loro con. Allora, se vedete tutti questi corpi morti, non ci fate caso di Katina. Ma comunque, poi c'è Megalocera, un lupo abbiamo domesticato. Un po' brutto, perché non chiudo gli occhi. E poi un Dilophosaurus. Che ci fai Dilophosaurus dentro casa? Però vabbè. L'ho trovato, era. Stavo urlando. Una scala che ci porta a questa fornace grande, che serve per cuocere subito il Dovrebbe essere finito di metallo. fare freddo. Sì. Sì, è finito tutto. Spengo. Spegni. E questo qui serve per fare ferro. E qui ci faremo pure un'altra cosa, se ci riusciamo, nello spazio. Un'altra cosa per craftare l'armatura tech, tutte le cose tech. E poi dal coso tech, dopo che lo creiamo, penso che siamo pronti per creare il robot. Che, raga, il robot sarà super super figo. Lo Allora, dobbiamo tu che craftare stai due. qua perché hai poca vita? Poi bestia sta bene e tu stai bene. Bro, come stai? Bene. Ilitaro, che l'avete visto al secondo episodio, che ne aveva parlato Manuel. Dio. Non mi stia donato. Che lui, che venne, ha fatto, cioè, ho fatto io una brutta fine per uno dei suoi fratelli. Poi un Torterra inutile, Triceratopo, Argent Avis, un altro Argent Avis, Spider Spider Laggio,
questo insetto che neanche ve lo faccio vedere perché fa schifo. Pterodonte. Jamal. Non mi dite perché non gli hanno dato questo nome. E Tarattruga. Yutiranno che ci servirà per i primi boss, per l'ultimo morirà, quindi non ci servirà. E Iguanodonte. Velenosauro qua, Aspetta, Nidranina. Spinosauri. E questo animale EU40 è molto 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 figo. Non ci servirà per nessun boss perché muore. Ma comunque, domesticata Nicoletta. Non mi dite perché l'ho chiamato così. Poi Velenosauro che ci aiuterà per sconfiggere boss del legno. Infermiera. Bene. Torterra, infermiera. Abbiamo stesso la base, vi faccio vedere come. Poi vi faccio vedere l'ultima cosa che sarà importantissimo per i boss. Che alla fine ve lo faccio vedere. Qua si è stesa la base, mi hanno creato questi portoni giganti per difenderci. Si è stesa ba la base, mi hanno messo questi recinti. E qui ci dovrebbe essere. Qui, vabbè, ve lo faccio vedere ormai. T-Rex, che è loro, raga, loro. Non ci serviranno per il boss finale, ma per alcuni tipi di boss, oppure per alcuni tipi di loot. Raga, ci serviranno un botto. Un botto. Per Persino Giganotosauri invece per il Tipo boss la zona per i finale. bambini c'è qua ora, non è Sì, lo vero. so, aspetta. Qui in mezzo ci dovrebbe essere una persona che cammina. Allora, chi dovrebbe. Chi è lei? Ah, Bravo. che è livello 45. Non la domestico ora, la domesticherò off camera perché non ci serve. E crafterò una casa per Bro e per Bra. E l'angolo di Bro. E vi faccio vedere dove noi, io e The Manel, facciamo i cuccioli di T-Rex. Qua. Basta accendere da qua. Un attimo lo accendo e poi lo spengo perché evitiamo di sprecare energia. Qua. Poi mettiamo tutte queste uova nel caldo e iniziamo un po' a fare questi cuccioli.